Ragazzi, siamo un po' in ritardo, però ve lo mando sto video. Andiamo con IA Shop del 5. Per cui andiamo, avete visto il trailer? Andiamo! E ora nell'IA Shop c'è Shasrare, che c'è anche nel 3DS. Poi questo qua di gioco. Poi ci sono sconti del 25%, Toad, i Pikmin creato da Sakero Miyamoto, poi Super Smash Bros, Mario Kart 8, le macchinine, Heroes Warriors, questo qua che ha vinto, e poi c'è tutti i giochi NES Remix, poi le novità in arrivo Wii con le novità e giochi d'azione, i giochi con le macchine e tutte le app, vedete, scaricabili, altri giochi indie, Mario Gatto Show e il 3DS. Allora ora andiamo al 3DS e ragazzi andiamo al 3DS. Potete vedere c'è, allora, questo qua che l'avete visto anche sulla Wii U. Poi c'è Zelda, novità del 13/2/2015, demo da scaricare, scaricatela subito. Oh, novità, Monster Hunter 4, demo da scaricare. Questo qua l'avete visto anche l'altra volta, anche questo è bellissimo, scaricatevelo. Ah, creato da Sakero Miyamoto, il video, questo qua, provalo, il nostro preferito, Pokémon. La demo prova Tomodachi Life in arrivo su 3DS, i Pizza Pazzi e a Shop, il Gatto Show, Pokémon Ind, i creati tutti i livelli dall'1 al 0, i giochi da Western, i giochi creati in 3D, i Nintendo e a shop, che cosa volete di giochi, le app, che non c'è niente perché ne stanno aggiornandolo ragazzi, novità, le novità, altri giochi, cose, non c'è niente di novità, neanche dei film, c'è solo la novità che si può vedere Pikmin. Per cui adesso andiamo a vedere le classifiche. Ok, la classifica è Metroid. Ah, ma questo deve essere tutti più venduti. Ah, ok, più venduti: Metroid, Donkey Kong, Kekkend, Tang, quello di macchia che avete visto. Ah, il quinto posto c'è Capitan Toad. Super Mario Galaxy 2 al sesto posto, al settimo posto c'è Pac-Man, all'ottavo posto Super Toy. Poi questi qua sono tutti giochi retro. Ah, Virtue Time all'undicesimo posto. Dodicesimo posto Art Academy. Al quattordicesimo posto Crits of Air. Poi qua è Zelda, questo qua al diciannovesimo posto, ma perché sono arrivati nuovi. E al ventesimo posto l'ultimo, il gioco retro di Virtual Console, che è Zelda, The Legend of Zelda, The Minions Cup. Ok, e ora le news di... andiamo a vedere le news che arrivano della Wii U. Allora ragazzi, le news sono che stanno arrivando tantissime cose, come che vi raccomando di prendere Zelda Majorca, che è bellissimo, che adesso vi faccio vedere come, qual è, che c'è la demo, provate prima la demo se vi piace, magari non vi piace, questo qua, lo vedete? Questo, se vi piace prendetelo, ma provate la demo, e poi vi assicuro c'è una grafica pazzesca come Zelda Majorca, questo qua, questo c'è una grafica pazzesca. Col, più che altro col new Nintendo 3DS c'ha un sacco di grafica pazzesca, persino con quello. No, vi sconsiglio molto, perché come tipo dama questo qua ve lo sconsiglio, non è bello, sta per uscire ma non è bellissimo, è sempre per 3DS. Ma andiamo per Wii U, tante cose esce.
Allora, vi consiglio, come tantissimo che mi stanno continuando a dire, ma dai, fai un video su questo, no, fai un video. Allora, adesso ve lo dico. Allora, Splatoon è bellissimo, devi colorare tutta la città prima del tuo rivale. O se no, come tutti stanno aspettando perché dicono che è bellissimo Kirby, che abbiamo visto l'altra volta il video, e anche Mario Party 10, che dicono che sia la fine del mondo. Provate e vedete. Splatoon vi dico che è bellissimo. E poi ragazzi, ancora non si è data la data che dovrebbe uscire di Star Fox. Ancora non si è data, però sempre Shigeru Miyamoto continua a dire che deve arrivare con il gamepad, che si potrà fare tutto così e volare. E poi vi raccomando di prendere, e andatelo subito a prenotare, è con il nuovo amiibo, è Mario Party 10. Mario Party 10 è bellissimo, c'è una limited edition che non so se c'è ancora, io l'ho prenotata, con dentro l'amiibo di Mario diverso, che ci avrai dei giochi, potrai giocare in più con Mario Party. Ma poi vi consiglio anche di subito domani andate al GameStop e prenotate Zelda, The Legend of Zelda. Ma che grafica, il 13 arriva, ancora non si è, magari può cambiare qualcosa, però il 13 andate subito. E un'altra cosa per tutti i fan che vogliono andare a prendere una nuova Nintendo e non ce l'hanno: allora, quelli che ce l'hanno non prendetela perché è un restyling e niente, se volete usarlo per gli amiibo, però dovrebbe arrivare qualcosa, io vi tengo informati. Invece per quelli che vogliono comprarla, andate a prendere subito e portate due giochi, qualsiasi giochi, che siano che costino 20 euro, va bene, dei giochi, e più la vostra, però voi non avete la console, vabbè, provate a portare dei giochi e vi fanno dei prezzi lì. Se no, quelli che hanno la console e non vogliono più usare la console, quella, portatelia, e con 70 euro portate via con la console risparmierete 70 euro, 100 euro ve le mettete voi. Per cui vi conviene, chi ha la console che vuole cambiare, portate la console, la date lì e loro vi fanno 70 euro di sconto, per cui è buono. Per non quelle celle, ve lo dico, quella intercambio è anche bellissima. E per cui la prossima volta ci sarà come novità, domani vi metto il trailer, e la prossima volta ci sarà col poster di Zelda Majorca, vi farò il vedere, perché stiamo allestendo qua la zona Nintendo, e poi con un altro mio amico, se c'è, vi faremo altri video, per cui ci vediamo la prossima volta e vedete domani il trailer. Ciao!